meglio, l'ipogeo denominato Loco Pagliaro è sicuramente uno dei più antichi frantoi ipogei presenti nella provincia di Brindisi. È interamente scavato nella roccia e misura 330 metri quadri. In questo frantoio ci lavoravano mediamente 15-20 persone, che vivevano per 4 mesi all'interno del frantoio, quindi lavorando, mangiando e dormendo nella stessa struttura. Questo frantoio prevedeva l'utilizzo di 2 macine in pietra e ben 12 presse in legno. Era di dimensioni industriali, pensate che riusciva a lavorare fino a 3.000 kg di olive al giorno, una quantità molto grossa per l'epoca. La De Laurentiis di Ostuni seleziona e commercializza due linee di olio. Abbiamo l'olio extravergine di oliva, un olio da un fruttato più leggero, e poi abbiamo un olio extravergine di oliva dopo Collina di Brindisi. L'olio extravergine dopo Collina di Brindisi proviene per almeno il 70% dall'olio degli oliveti monumentali di Puglia che abbiamo nella nostra distesa. Ecco, gli oli vengono selezionati e analizzati per vedere se i parametri chimici sono a norma e rispecchiano il disciplinare di produzione. Poi vengono assaggiati. Ecco, l'olio all'assaggio viene degustato in bicchieri colorati perché il colore non è sinonimo di qualità. I bicchieri vengono riscaldati in uno scaldacampione a 28 gradi centigradi per esaltare al massimo la fragranza dell'aroma, del gusto e dei profumi, e poi l'olio viene sentito olfattivamente per notare il sentore di fruttato, che è un fruttato verde, di erba verde appena falciata, in bocca, ecco, in bocca facciamo uno strippaggio dell'olio per tirare gli aromi, al gusto si presenta fondamentalmente dolce con una leggera nota di amaro e di piccante che fa armonia dell'aroma e che chiude con un sentore di carciofo verde.